Ciao amici, bentornati da Kiba Stop. Anche questa settimana ormai molti di voi saranno già in ferie, allora perché no? Andiamo a vedere cosa è uscito a livello di manga e fumetti, comics in generale, per allietare la vostra estate sotto l'ombrellone o magari in montagna. Allora, iniziamo subito. Vi auguriamo anche buone vacanze se siete già in ferie o buona permanenza in città se lavorate. Allora, Allora, partiamo subito con dei sì, ci sono dei posteroni. posteroni, un bacio a mezzanotte, quindi novità probabilmente della settimana, vediamo se ce ne saranno, così ve lo facciamo vedere e come sempre per chi... Attenta a quel che sogni, non riesco a leggere perché Perché potrebbe potrebbe realizzarsi, realizzarsi. mi sa Ok. di scioggio, eh. Sì. Comunque... Quindi, come sempre, signore e signori, i primi che verranno ad acquistare questo fantastico manga da Kiba Esatto, Stop in Irin omaggio. Mikimoto, in omaggio il poster. Ok, allora iniziamo un po' in controtendenza con un po' di fumetti americani, visto che erano in cima. Abbiamo il nuovo numero di Deadpool, bellissima la copertina, con... cos'è? C'è lo smile. Esatto, quello qui è una specie di Batman che vomita, non si Sì. capisce. Vomita da fare, cioè, arcobaleno e... Vabbè, ok, quindi copertina molto particolare. E... Nuovo numero anche di Darth Vader, in cui vedete il signore dei Sith qua che sta smontando e rimontando la sua armatura. E come al solito all'interno, E all'interno, dottoressa. dottoressa Afra. Ok, Mi e sembra adesso di vi piacere. facciamo vedere una novità di questa settimana, Showcase lei e il suo gatto. Quindi, particolare casa editrice della Dynit. Dov'è inizio? Ah, praticamente vedete Makoto Shinkai e disegni di Tsubasa Yamauchi. Quindi da un'opera del maestro Shinkai che vabbè, i più di voi riconosceranno per Your Name. Andiamo a vedere dietro e poi leggiamo, cioè poi sfogliamo. Allora, era inizio primavera e quel giorno pioveva. Poi lei mi ha trovato. Un gatto e una donna si incontrano un giorno di primavera. Lei vivendo da sola scopre la gioia e la solitudine dell'indipendenza. Lui vivendo con lei riceve il nome Chobi e impara a conoscere il mondo. Nel tempo delle loro giornate scorre lento, ma la dura realtà della vita raggiungerà presto lei. È ispirato quindi al cortometraggio realizzato nel 99 da Makoto Shinkai. Regista, vabbè, di 5 Sì. centimetri al secondo, Giardino delle Parole, Your Niente. Name, ha ricevuto numerosi premi internazionali e ha registrato incassi record. Dai, Molto bene. sfogliamo. Sfogliamolo, andiamo a vedere. Ah, ma è a colori o sono solo le prime pagine? Non lo so. Ah, No, no, è solo le prime. vero. Molto bello, il formato è carino, a me piace un sacco perché comunque sì, ci sono le tavole belle grosse. E, beh, chiaramente sarà classica opera di Shinkai, quindi comunque vita quotidiana probabilmente con imprevisti, probabilità. Non so se c'è qualcosa di soprannaturale visto che c'è questo gatto, ma non spoileriamo altro. Lei è il gatto, lei è il suo gatto. Voilà, la trovate qui da Kiba Stop. Allora, qui abbiamo il numero 8 dei mille colori dell'amore, un bello shoujo. Novità della settimana anche lui. Eh Vi faccio vedere la differenza di formato e sì, voilà. è una bella sberla. Allora, ristampa di Attacco dei Giganti Lost Girls, praticamente spin-off che parla un po' delle donne e delle ragazze di questo manga. Super famoso anche questo dell'Attacco dei Giganti. Nello specifico, una delle protagonisti è Annie, che vabbè. È abbastanza particolare come personaggio perché chi ha visto la serie lo sa, ma non lo spieghiamo troppo. Allora, Saga of Tanya the Evil numero 4. Anche questo qua procede molto, molto particolare, ambientazione di guerra alternativa, dove c'è questa ragazzina che in realtà è la reincarnazione di un pericoloso soldato. Voilà. Allora, qui abbiamo un ristampone numero 2 di Hunter E soprattutto ragazzi, nei commenti fateci sapere se preferite i video un po' più lunghi e che quindi sfogliamo e vi facciamo vedere tutti i manga, oppure se li preferite come li stiamo facendo ultimamente, un po' più rapidi e quindi
facendo vedere solo ed esclusivamente le novità. Anche perché li stiamo facendo più rapidi, perché la gente si lamentava che erano troppo lunghi, adesso invece si lamenta che sono troppo corti. Fateci sapere. Vediamo di trovare una via di mezzo. Ken il guerriero Ichigo Aji, quindi parodia di Ken il guerriero e di Souser, l'imperatore di Nanto, che è il protagonista di questa roba tutta da ridere. Anna dai capelli rossi. Questo qui è il numero, non si sa, non c'è il numero, perché anche questo sono diverse saghe. No, no, è primo volume autoconclusivo di due, e quindi no, è quando c'è Anna, che è più grande, è già cresciuta. Sì. Adesso è ragazzina. Poi ristampone anche questo qui, sempre attesi perché non si trovano più, Homunculus numero 15. Una bella sberla, tra l'altro. Aspetta, aspetta, non è che... Ah sì, sì, perché era già finito. Eh sì. Sì, sì. Poi anche qui, vabbè, l'avete già visto la scorsa settimana, forse due addirittura, un'altra copia della novel di Dalmaci, l'ultima, la numero 6, in ordine di uscita. E qui abbiamo Fire Force numero 8, che dovrebbe essere novità se non sbaglio. Sì. Sì, eccolo qui. Quindi questa saga dei pompieri con i superpoteri, o perlomeno a me piace definirla così perché riassume bene di cosa si tratta. Akame ga Kill, il primo numero, ovviamente ristampa. Berserk Collection 12, altrettanto. La Black Edition. Qui abbiamo un po' di segnalibri, è sempre un bacio a mezzanotte. Quindi, offerta lancio. Ma ci sarà il manga? Ma speriamo. Allora, intanto andiamo avanti con ancora un po' di ristampe. Abbiamo la numero 4 di Death Note, il numero 2 che va sempre a ruba di Assassination Classroom, e anche il numero 3. Il numero 1 invece è di nuovo andato sold out, ragazzi, quindi se lo cercate, sì, bisognerà aspettare. Ristampato e di nuovo sold out, incredibile. Esatto. Cioè. Numero 3 di Death Note, qui abbiamo Seraph of the End 1 e 2, i primi due numeri, sempre ristampe. Per gli amici detto il Serafino della fine, esatto. Poi abbiamo numero 8 di Noragami, Black Clover numero 4, un po' di ristampe, e High School Digs di il primo numero. Sì, perché dovrebbero ristamparlo tutto. Sì, diciamo che di novità magari non ce ne saranno tantissime questa settimana, perché ci avviciniamo all'estate. Anche qui Dead Demon Destruction numero 4 e un po' di My Hero Academia. Abbiamo il 10 e abbiamo il numero 6. Andiamo avanti. Venghino, signori, venghino. Venghino, venghino. Ah, qui c'è una novità invece, molto atteso questo sempre. Sì. Promised Neverland numero 4. Ecco qua, vediamo se ce la faranno i nostri collegiali, chiamiamoli così, a sfuggire da questo istituto, che non è esattamente quello che sembra. Non possiamo dire altro, però è una serie che sta andando molto forte, a dispetto del disegno è anche abbastanza cruda, perché la trama non è per tutti, ecco. Allora, poi cosa c'è qui? Eccolo qui, il famoso un bacio a mezzanotte. Eccolo, finalmente. Dai, guardiamo. Così lo sfogliamo. Leggiamo prima dietro. Vai, che è piccolissimo, non si legge. Sì, infatti. La brillante studentessa Inanna, ammirata e rispettata da tutti, ha un sogno segreto: vivere un amore da favola. Un bel giorno l'affascinante attore Kaede Ayase si reca nel liceo frequentato dalla ragazza per girare un film, sconvolgendo per sempre la sua monotona quotidianità. Inizia con la storia di una vera cenerentola, quindi storia d'amore classica tra liceale e attore a questo punto. E sì, vedete che è pieno di stelline sbelluccicose, quindi guarda qui, e le cosine in pieno stile shoujo manga. Quindi ragazze, fatevi sotto. Poi abbiamo il numero 2 di Wonderland, da J-Pop, anche questa serie è abbastanza particolare, disegno un po' più classico, con l'utilizzo anche del computer sicuramente. Si vede, è un po' una Alice nel Paese delle Meraviglie in salsa moderna, secondo sì, numero. È rivisitata. Esatto. Qui abbiamo una chicca. Attenzione. Striscia di Zagor numero 6, probabilmente sono ristampe, collana Darkhold, come quelle di una volta. Abbiamo anche quelle di Tex, piccoline così, una chicca particolare per i collezionisti. Poi... Ah, qui roba che non usciva, ma che dico, da mesi. Da allora, anni. Però prima guardiamoci il numero 3 di Cell at Work. Ricordiamo che per questo, per gli amici esplorando il corpo umano versione manga. Guardate il globulo bianco, lei non so chi sia,
Però c'è l'altro protagonista, che è una ragazza, che è questa qui, che invece è il globulo rosso. E questa qui... Ah no, piastrina. Cioè, ah, piastrina, c'è scritto sopra. La bambinetta è la piastrina. Ok. Quindi sarà sicuramente amica del globulo rosso. Molto bene, abbastanza divertente questa. Oh, quello a cui mi riferivo è il nuovo numero 10 di Gundam, anzi Gundam. Gundam, che poi, è infatti. Gundam Thunderbolt, quindi serie ambientata nella Universal Era, mi sembra 0079, sì, perché c'è la battaglia di Boaku. Vabbè, so che potrebbe sembrare arabo per chi non conosce Gundam, però comunque sia serie molto particolare, molto realistica rispetto a tante altre serie di Gundam che sono uscite, molto cruda e piena di disgrazie, però comunque molto, molto avvincente. È proprio un fumetto di guerra a tutti gli effetti. Solo che ci sono i robottoni, quindi è un valore aggiunto in più, mica da ridere. No, qua ne abbiamo ancora uno. Torniamo con un bello... No, questo non è shoujo. No, shoujo, invece è considerato come shoujo. Mission of Love, che ricordiamo piace sia a lui che a lei, perché abbiamo tanti ragazzi che comunque lo collezionano, e detto da noi anche il fumetto dove si pastrugnano, perché nelle copertine dice no, questo qui è abbastanza normale. Sì, questo è abbastanza. La mettiamo qua vicino, un bacio a mezzanotte, che... ok. Qui un'altra striscia di Zagor, ne mettiamo qui in mezzo visto che c'è spazio. Ok, andiamo avanti. Oh madonna, cos'è qui? Robe incredibili. Allora, facciamo vedere prima Dungeon Food, che non esce da... Non usciva da... Quindi dicevamo che non usciva niente, invece questa settimana ce n'è. Dungeon Food numero 5. Se non mangi, cos'è che c'è scritto? Non lo so, non riesco a capire dove stai leggendo. Se non mangi, qui. Se non mangi, non diventerai forte, non diventerai forte, non mangi. Boh, sarà un motto che dicono. Il tipico motto, ok. Quindi, come si mangia nei dungeon? Quindi, boh, sarà una roba alla Monster Hunter, tipo che cacciano i mostri e se li mangiano. Più o meno sì. Serpentone, così. Quindi un incrocio tra un fantasy e uno dei fumetti, appunto, tema cibo, che vanno un sacco di moda. Allora, qui c'è una roba che io acquisterò subito a scatola chiusa, e cioè Getter Robot Devolution, nuova serie, quindi del robotone, del Getter. E quindi cioè, c'è anche il sottotitolo The Last 3 Minutes of the Universe, quindi oh... Quanti numeri saranno, che sono gli ultimi 3 minuti dell'universo? Saranno 3, secondo me. Saranno 3. Ok. Quindi. Sarebbe figo se ne facessero 3. 3 minuti e 3 numeri. Esatto. Disegno abbastanza moderno. Sì. Vedremo di cosa parlerà. Vediamo c'è il robottone da inquadrare, no? Sì, sì, ce l'ho visto prima, il robottone. Qui è il Getter trasformato in navetta. Un po' approssimativo il disegno, rispetto a quelli di Gonagai. Dietro non c'è scritto niente, o perlomeno no, c'è scritto, madonna, una roba non che... riesco, è illeggibile, avviciniamo, no. Vediamo se gli amici da casa riescono, no, 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 è illeggibile. Jet Robot Evolution, no, From Gonagai, no, ma non dice niente. No, non dice niente. Niente. Boh, leggiamo e vi diremo. Il disegno non mi esalta tantissimo però, devo dire. Vedremo se la è storia un po' spoglio, sembra un po' spoglio. Esatto. Eccolo lì, attesissimo. Dragon Ball Fuel Color. Numero 3, lo metto già qui in cima perché ce ne saranno un po'. Numero 3? Sì, scusate, numero 7. Ah. Il 3 è già uscito da mo'. E vabbè, guardiamolo, dai, diamo una sfogliata. Anche perché il peso specifico di questi volumetti è sempre qualcosa... Così vediamo dove arriva. C'è il torneo di arti marziali. Ah, qui combatte col nonno. Pilaf. C'è Pilaf, la strega Obama. Dispere, ok. L'indiano, sì, beh, ancora... Ah, quindi sono già al torneo? Sì, sì, sono al torneo di arti marziali. Voilà, dove si dovrebbe... È già qui che compariva Junior. Quello dopo. No. Deve ancora uscire al Satan, mi sembra, esatto. Quindi... Poi, allora, Golden Kamuy numero 11. Diamo una sfogliata anche qui, ma sì, proviamo. Andiamo veloci. Ambientazione anche questa qui è abbastanza storica. Storica, guerra fondaia, ambientata mi sembra in Cina. Ok, poi abbiamo Infinity Force numero 4, questo mega crossover tra tutti gli eroi Tatsunoko. Quindi trovate Tekkaman, trovate Hurricane Polymer, Kyashan e chi più ne ha più ne metta. Dovrebbero esserci quasi tutti, evocati tutti contemporaneamente in questo universo da questa ragazzina con dei poteri particolari. Voilà. Ah, ci sono anche Gatchaman ovviamente. Allora, vabbè, tiriamo fuori questo perché non so dove metterlo.
Era un bombardone. È un bombardone che chiunque legga fumetti deve aver letto, altrimenti siete tutti rimproverati, perché questo è un capolavoro del fumetto. E anche se vi piacciono i manga, dovete leggerlo, perché se riesco ad aprirlo a mani nude, però, perché il problema è che non ho il taglierino, ovviamente. Vai, vai. Vediamo così se esce. Okay, sì. Sì, ce la facciamo. Allora, Watchmen, questa è la Absolute Edition. Non so in cosa consista l'Absolute, perché anch'io ho un volume che la grandezza è sempre la stessa. Lo appoggio per terra e no, spacchiamo tutto. Di Dave Gibbons e Alan Moore. Quindi è stato anche tratto il film, che è molto bello, ve lo consigliamo, da questo fumetto. Che dire, una delle visual novel più fighe, ragazzi, che siano mai state fatte. Cioè, se non lo avete, leggetelo. È vero che il prezzo è importante di questo volumone, perché ormai si trovano, diciamo che questo è quello più economico e comunque costicchia, però se conoscete qualcuno che ce l'ha, almeno fatevelo prestare, perché merita veramente. E non so dove metterlo, lo piazziamo qua. Dai. Quindi Absolute Edition. Facciamo ancora un salto tra gli americani, perché abbiamo Amazing Spider-Man numero 1. Restock, direi, chiaramente. Sì. Mettiamo qui sui restock. E Poe Dameron, Minaccia incombente, quindi volumetto che raccoglie. Sì, mi sembra che sia già uscito un bel po' di tempo fa. Cioè, mio malgrado, nel senso, lo sto leggendo perché Poe Dameron è sempre insieme a Star Wars, quindi all'altro volumetto della Marvel, quindi boh, già che ci sono me lo leggo. C'è a vedere la faccia di un fan. No, beh, dei nuovi film di Star Wars, esatto. Guardatela. Non dico niente, lasciamo stare. Però c'è a chi piacciono, quindi ragazzi, rispettiamo i gusti di tutti. Quindi se vi piace il fantastico Poe Dameron, che è un po' la brutta copia di Han Solo, potete leggere questo fantastico fumetto. Allora, My Hero Academia, Death Note, qui cielo manca, sono tipo le figurine. Seraph of the End 1. Serafino della fine, ristampa del numero 1, che non si trova più. Serafino della fine ancora, numero 3. Hanno ristampato un po' di Noragami, scusate, mi è caduto, numero 7. E questo invece Seven Deadly Sins, numero 3. Quindi via con i ristamponi anche qua. Allora, adesso stiamo attenti a non con Ban in copertina, che è uno dei personaggi più amati. Allora, qui abbiamo Oltre le onde, numero 1 e numero 2. Restock, anche questo. Quindi li piazziamo qua. Solo in due numeri è questo fumetto. My Hero Academia, dov'è che l'ho messo? Di fianco, oltre non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo. Ah, qua, di okay. Fianco. Perfetto. The Rising of the Shield Hero 10. Porca miseria, questo è un nuovo numero questo. Sì, è uscito, mi sembra, qualche settimana fa, però. Detto anche il manga dell'eroe sfigato che c'hanno tutte le armi ultra fighe, lui c'ha lo scudo. Però comunque sia, però arma scudo leggendaria. Che assorbe comunque i poteri, si trasforma in base a quello che assorbe. Esatto, quindi carino. Un bel fantasy. Storia, mi conferma Alex, che è carina. Sì, per carità, niente di eccezionale. Purtroppo però un po' di povertà delle tavole, come sempre. Ormai, cioè, molte di queste qua, non, i fondini, cioè gli sfondi se li dimenticano, ragazzi. Boh, non riesco a capire come mai. Perché così fanno più veloci sì, a disegnare. Carità, però non sono tutti come Oba e Obata, purtroppo. Allora, per dirne due che fanno gli sfondi, qui ancora High School DxD. Oh, attenzione, ragazzi. Un restock. Restock? Sì, sì. Non 7, c'è 8. Il numero? 7-8. Ma dove sono i numeri? Di fianco. Ah, ok, 7-8. Quindi restock di GTO Paradise Lost. Ragazzi, recuperatelo se avete letto GTO. Esatto, il seguito ufficiale di Great Teacher Onizuka. Tanto mentre tu inquadri, qui abbiamo un po' di My Hero Academia, sempre un 2 3 4, una quartina di My Hero Academia. E andiamo con Rising of the Shield Hero numero 5, questo mi sa che è restock. Sì, sono restock. Quello nuovo e quello lì il 10. Il 10 lo metto sotto così almeno. Voilà, abbiamo visto la copertina. Promised Neverland. Sicuramente forse il titolo più atteso tra quelli che abbiamo estratto dallo scatolone di questa settimana. Insieme a Dragon Ball, secondo me, sono quelli che... Sì, no, per carità, Dragon Ball niente di nuovo. Sì, una ristampa. Va sempre. Infatti ce n'è ancora. Però vedo ancora qualche piccola sorpresa. Allora, Dragon Ball.
Che era Mission of Love, la piccola sorpresa. No, no, basta, cioè, l'abbiamo già fatta. Attenzione. Ancora Dragon Ball. E poi abbiamo due novità, in realtà una ve l'abbiamo semi spoilerata l'altra volta, cioè Kagegurui, ma è il numero uno, Twin. Quindi mi sembra che abbia la copertina variant, no? Forse io non sì. Me la ricordo così, Però è Twin, questo potrebbe essere. Attenzione, è vero. Un'altra serie. Sì. Provo a leggere dietro. Andiamo dietro. L'istituto senza un anno posso che quest'ultimo è concesso a frequentarlo. Una ragazza comune, Mary Sautome, viene ammessa, trova ad aspettare un regolamento malato, il battesimo, il prequel di Kagegurui. Quindi ecco. Si tratta del prequel, infatti mi sembrava strano, c'è il sottotitolo Twin. Quindi se vi piace Kagegurui, sfoglie. A parte che il disegno... Sfogli tu, dovevi dire, con il dentivo, vabbè, alla Fantozzi. Vabbè, il disegno è sempre carino. Anche qui i fondini quasi inesistenti, ma... Bisogna vedere se è lo stesso autore di quello normale, non credo, perché di solito... E poi terminiamo con Ten Count numero 5, altra novità della settimana. Vediamo se ci sta, che diciamo che il suo posto ci sta bene vicino oltre le onde. Eccolo qua. Sì, vedi che più o meno ci sta tutto. Più o meno ci sta tutto, sono un po' sparsi, ma... Quindi abbiamo finito? Abbiamo finito, sì. Non c'era tantissimissimo, però comunque... Qualche soddisfazione ce la togliamo anche in questa. Sì, ragazzi, da adesso in poi non aspettatevi più grandissime novità. Invece poi la settimana prossima la esce da qualunque, magari. Comunque. Dai, facciamo un riassuntone come al solito. Beh, come dicevamo, sicuramente le cose più attese: Promised Neverland numero 4, Dragon Ball Full Color. Per quanto mi riguarda, ci piazzerei anche. Gundam Thunderbolt che non usciva da una vita. E vabbè, curiosità, molta curiosità per Get Robot Revolution. E sicuramente adesso poi lo leggeremo e vi faremo sapere. Lei è il gatto di Shinkai, che sicuramente andrà forte. Adesso ce ne ha mandato solo una copia, perché si vede che era richiestissimo. Ricordiamoci la novità, cioè? Ah, è vero. Un bacio a mezzanotte, ragazzi. Quindi. Ragazze, anzi, spero il bacio a mezzanotte, perché comunque. Ok, per quanto riguarda gli americani, non è uscito granché, direi Darth Vader e Deadpool, perché sono le due novità di questa settimana. Ok, anche per questo unboxing, ragazzi, direi che è tutto. Mi raccomando, continuate a seguirci, mettete un bel pollicione, like a questo video se vi è piaciuto. Continuate a seguirci sul canale e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Mettete anche un bel like alla nostra pagina Facebook di Akiba Stop e fate un salto sul sito www.akibastop.it. Se poi siete di queste parti, quindi Alessandria e provincia, potete anche venirci a trovare in negozio, perché siamo aperti fino al 13 di agosto. Che poi si va. Anzi, il 13 andiamo via. Esatto. In realtà, quindi fino alla settimana prima, perché il 13 è un lunedì, se non mi sbaglio. Che poi andremo a farci un bel giro in Giappone e rimanete con noi comunque, perché cerchiamo di farvi vedere qualcosa direttamente dal Sol Levante. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana con il nuovo unboxing di fumetti, gadget o quello che arriverà. Ciao da Matteo e da Alex, alla prossima. Ciao a tutti. Akiba Stop. Fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti, collezionismo, giochi di società e cultura giapponese. Akiba Stop. Piazza Giacomo Matteotti 28, Alessandria. Seguiteci su Facebook, YouTube e www.akibastop.it. www.akibastop.it.